sit-in dei lavoratori della esplodenti Sabino questa mattina davanti ai cancelli del Tribunale di Vasto. Dallo scorso 21 dicembre, giorno dell'incidente in cui hanno perso la vita Paolo Pepe, Carlo Spinelli e Nicola Colameo, l'azienda è sotto sequestro. Oggi le 80 famiglie dei lavoratori si trovano a vivere un momento di grande difficoltà, con grande incertezza sul presente e sul futuro. Noi chiediamo semplicemente alle istituzioni, alle autorità, di darci una risposta, perché sono passati quasi 90 giorni e nessuno ci dice nulla. Quindi vogliamo delle risposte concrete e cercare di porre il dissequestro all'area, diciamo, al nostro stabilimento, ai nostri uffici più che altro, per poterci permettere di tornare al lavoro, non dico regolarmente, ma almeno di riprendere quelle minime attività che possono essere il futuro della nostra azienda. Sappiamo benissimo la cassa integrazione in che maniera viene elargita e con quale tempistica. È stato attivato dal 18 gennaio, però oggi, quasi 18 marzo, non sappiamo manco l'esistenza di questa cassa integrazione. Quindi, che dobbiamo dire? Siamo uniti in questa lotta e chiediamo delle risposte al procuratore, al magistrato, al GIP. Chiediamo delle risposte per cercare di arrivare a capo ad una situazione già paradossale e tragica, di arrivare a capo il più presto possibile e ridarci quello che è un nostro diritto, ovvero il diritto del lavoro. Avevamo già delle commesse acquisite, delle tempistiche da rispettare. Più le cose si allungano e più abbiamo la possibilità di perdere sia quelle già acquisite e di non poter disporre nuove gare per acquisirne delle altre. E la situazione già è quella che è. L'azienda ha affrontato già periodi non per colpa aziendale di cali di fatturato e adesso non riusciamo più a riprenderci. È ovvio che più si va avanti e più la situazione diventa drammatica, sia per noi che per l'azienda. Nella mattinata il procuratore della Repubblica, Gian Piero Di Florio, ha ricevuto e ascoltato i rappresentanti dei lavoratori. Abbiamo ribadito la piena disponibilità dell'azienda a collaborare, come ha già sempre fatto. E abbiamo ribadito che noi siamo uniti, che la nostra non era una protesta per creare disagio, ma era solo una richiesta d'aiuto per farci sentire. Speriamo solamente che il procuratore tenga fede a quello che ci ha promesso, ed è quello che praticamente di poter darci una risposta nel più breve tempo possibile. Non possiamo quantificare quanto tempo ci vuole ancora. Io penso che da qui a qualche settimana o mese, insomma, qualcosa succederà, però non possiamo dire noi oggi occorre un giorno, 10 giorni, un mese. I problemi più che altro sono le difficoltà per un organo esterno capire cosa è successo, perché se abbiamo già delle difficoltà noi che ci lavoriamo, figuriamoci chi deve capire cosa è successo in sostanza. E quindi ecco, loro ne stanno venendo a capo, però pian piano ci hanno assicurato che noi dobbiamo rientrare lì in piena sicurezza. Questo è quello che il procuratore si è fatto portavoce, dice non dipende da lui ma dipende da questa situazione di tornare al lavoro in sicurezza.